anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedeli presente all'incontro qui ad Avezzano con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Si parlerà tra le tante tematiche anche del Tribunale. Sì, una delle problematiche di questo territorio è ormai dal 2012 anche la soppressione del Tribunale di Avezzano, un tribunale che non offre soltanto risposta a quella che è una domanda di giustizia e di tutela dei diritti che è purtroppo crescente anche su questo territorio, ma che ovviamente contribuisce anche ad un indotto economico e quindi a dar vita al tessuto socio-economico non soltanto della città di Avezzano ma di tutto il territorio Marsica. Verrà sottoposta e sarà mia cura comunque continuare a sottoporre la tematica anche al Presidente Marsilio, soprattutto per chiedere e ottenere un coinvolgimento della Regione che rispetto alla precedente legislatura sia reale e concreto e che non si tramuti nell'indizione di commissioni paritetiche che servono soltanto a sprecare il tempo poco, e se ne è sprecato molto in questo periodo, che è necessario per evitare questa soppressione. Tra l'altro proprio a incontro terminato ci sarà un nuovo confronto, questa volta nelle aule del Tribunale, con l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Commercialisti. Sì, la tematica verrà poi traslata all'interno del Tribunale di Avezzano su un tavolo più tecnico, più focalizzato sulla questione in sé. Saremo pronti, io sarò pronto a raccogliere tutte le osservazioni sia dell'Ordine degli Avvocati che dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Vediamo un attimino quella che sarà veramente la risposta del Presidente Marsilio. Noi abbiamo a più riprese già interrogato, abbiamo sollecitato il nostro Ministro Bonafede, abbiamo già avuto delle risposte e l'ultima proroga di un anno si inserisce proprio in questo contesto, per cui a breve ci aspettiamo di avere delle buone notizie dal Ministro. Tra le problematiche del territorio, non soltanto il Tribunale, la Marsica, che cosa potrà aspettarsi da questo nuovo Consiglio regionale? C'è stata già una sorta di programmazione delle priorità? La Marsica non deve aspettarsi nulla. La Marsica deve chiedere e pretendere quello che è di diritto, quello che è necessario per questo territorio da passare da una condizione di sopravvivenza, che spesso è portata avanti soltanto dall'abnegazione dei cittadini e degli imprenditori, ad una condizione di vita vera e propria, di pienezza. Per cui deve chiedere un'attenzione speciale e specifica su determinati settori come la sanità, come i collegamenti, come i trasporti, ma soprattutto su quello che è il motore trainante sul piano economico, che è appunto il comparto agroalimentare. Senza dimenticare che in connubio con l'agroalimentare noi potremmo sviluppare, riuscendoci, perché ci sono realtà di altre regioni che questo lo hanno ottenuto, anche il comparto del turismo. Grazie al consigliere regionale Giorgio Fedeli.